I don't wanna feel like this no more. We're just lying to ourselves once more. We've got to move on, we've got to go. We can do this no more. Questa sesta puntata di Speedrunner, i 21 km e 97 metri della maratonina di Fabbrico. Salto poi al campus per la nona edizione del Duathlon Kids. E ancora il ricordo e il cordoglio del dramma di Boston dei runners parmigiani impegnati nella maratona di Londra. Infine, i 10.000 metri nella Reggiana Rubiera. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Tutto come i pronostici suggerivano, la vittoria Claudio Gelosini e Isabella Morlini, i due grandi favoriti della vigilia, ma anche gli stessi ad aggiudicarsi la domenica precedente la camminata sampolese sugli 11 km e la camminata di Crostolo svoltasi in marzo. Insomma, i due sembrano averci preso gusto a correre e vincere a braccetto. L'ultima vittoria alla maratonina di Fabbrico nel vicino Reggiano, percorso competitivo di 21 km e 97 metri, appunto una mezza maratona. Da Cremone è sceso a Fabbrico per vincere e è stata anche una bella lotta. Raccontici un po' questi 21 chilometri. Sì, è stata una bella gara, sicuramente abbiamo formato fin da subito un bel gruppo, un gruppettino con Gelosini che è sempre stato al comando per più di metà gara. È stato bello perché comunque ci siamo sfidati, eravamo prima in 6 o 7, poi siamo rimasti in 4 e tutti siamo rimasti lì, Gelosini fra tutti che voleva tirare, quindi era il vincitore dell'anno scorso, quindi faceva il ritmo. E quando siamo stati intorno al 14esimo chilometro ho provato a cambiare ritmo per vedere se si riusciva ad andare via e vincere la gara, e è andata bene, ecco, diciamo, da lì in poi sono stato al comando e è andata bene. Lasciamo a Fabbrico per parlare di Cremona. Cremona, vedo atleti giovani che si comportano bene anche a livello nazionale, cosa sta succedendo? Sì, dopo qualche anno, diciamo qualche buco di qualche generazione, adesso sta riprendendo appunto ad esserci qualche atleta giovane di buon livello. Era ora, insomma i giovani sono sempre mancati, qualche anno appunto che mancano, adesso però ci sono e si fanno vedere in giro un po' da tutte le parti, ecco. Bene per Cremona, ma bene anche per l'atletica in generale che sta riscoprendo nuove reclute, ecco. Quindi bene. Only now it's gone, I can see the end. See for what it was, and start another day. Partenza e arrivo presso il centro storico di Fabbrico. In campo maschile l'intramontabile Gelosini ha colto una nuova grande soddisfazione personale, chiudendo in 1 ora 13 minuti e 18 secondi. Corre per il jogging team Paterlini Novellara, ha dovuto guardarsi dall'agguerrita concorrenza di Corrado Reggiani, portacolori della Corradini Rubiera. Podio completato da Enrico Rivi della Polisportiva Carpinetti. Nella corsa riservata al gentil sesso, come detto, successo netto per Isabella Morlini, che ha fatto letteralmente il vuoto dietro a lei. La podista dell'Atletica Scandiano ha dominato in 1 ora 20 minuti e 56 secondi, prestazione che rappresenta anche il 14esimo miglior risultato nella classifica generale, uomini compresi. Altra soddisfazione per la Morlini, l'aver centrato un nuovo primato personale sulla distanza della mezza maratona. Per le altre solo le briciole, seconda Daniela Ferraboschi, terza Antonella Benatti. Ma un periodo che mi alleno bene, quindi mi alleno bene, mi alleno tanto e sono contenta perché ci sono i riscontri in gara. Certo le 21 per me sono sempre faticose, preferisco ultimamente le 10 km e le 5 km. Oggi in particolare c'era abbastanza caldo ed è stata dura.
Isabella Morlini alla ricerca di talenti giovanili. Non ti piacerebbe fare una scelta di vedere, di curare il settore giovanile? Sì, sono interessata al settore giovanile, però non so se sono in grado di incentivare i ragazzi o comunque seguirli. Però in effetti mi piacerebbe riuscire ad avvicinare a questo sport giovani che mancano, ultimamente mancano veramente. Infatti facciamo notare che delle giovanissime noi non ne abbiamo nelle 21, perciò la ricerca di ragazze giovani che facciano corso o podismo ce ne sono veramente pochi. Come mai? Come mai? Ma l'avevo già detto, ci sono tanti sport minori, uno di questi è l'atletica e che hanno pochi giovani. Non è il male solo dell'atletica o delle corse su strada, è un male di molti sport. Sport di fatica? Sport di fatica, sì. A terminare la corsa oltre 250 atleti, tanti podisti anche dal Parmense per una kermesse allestita dal gruppo Podisti Fabbrico. Buonasera a tutti, ben ritrovati in angolo tecnico del negozio Cingi Campari. Questa sera parliamo di una scarpa da trail running che è la ASICS Gel Fuji Trabuco. Una scarpa perfetta anche per chi si accinge domani ad intraprendere un viaggio importante che è quello della Bozzuway, la gara regina del campionato di corsa fuori strada del WISP Parma, una gara molto lunga, più di 100 km, una gara molto impegnativa. Queste scarpe secondo me sono perfette per chi comunque è già abbastanza performante, una scarpa leggera sui 330 grammi, è una scarpa da fuori strada molto famosa per chi corre già nei trail e sugli sterrati da tanti anni. Questa è neutra, non ha quindi l'inserto in Duo Max che caratterizzava la Zigzel Trabuco precedente ed è entrata a far parte della squadra Fuji, diciamo. Sono queste scarpe che ASICS ha preso in considerazione per il trail running, rendendole un po' più performanti, un po' più leggere, facendole rimanere comunque sempre delle scarpe tradizionali. Quindi abbiamo la Fuji Trailar, la Fuji Trabuco. Sono caratterizzate dal logo del Monte Fuji nella parte posteriore. Questa scarpa è dotata di inserti riflettenti in 3M nel logo, nella parte del Monte Fuji. Questa suola ha un inserto che si chiama Rock Protection Plate che permette alla scarpa di poter essere utilizzata in tutta velocità anche in discesa senza aver paura di sentire sassi o comunque speroni rocciosi o rami, perché c'è questa protezione tra la parte, diciamo, d'appoggio del piede e la parte che si appoggia sul terreno nel momento della corsa. Nella parte mediale della suola c'è poi il sistema Trastic, il Trastic System, che serve per dare stabilità e resistenza alla suola nella fase della torsione. Dopo aver detto tutte le caratteristiche importanti di questa scarpa, vi consiglio di allacciare bene le vostre scarpe, infilare il vostro nodo nell'Ace Pocket, fatto apposta perché il nodo non si sciolga durante le fasi della corsa o per non impigliare, diciamo, il nodo del laccio nei bastoncini del Nordic Walking. E mi raccomando, buona corsa a tutti e buona corsa soprattutto a tutti quelli che si appresteranno a fare la Bozzuway. How do I fake it with another man? How do I love him on the weekend? How do I listen to another man? How do I get off on the weekend? Il sole che bacia l'asfalto e gli atleti del domani in ottima temperatura, un'affluenza da record, un tracciato di buon valore tecnico. Ecco, signore e signori, la meravigliosa nona edizione del Duathlon Kids, manifestazione organizzata nella splendida cornice del campus universitario del CUS Parma Medel, valida anche come tappa d'apertura della Nord-Est Cup 2013. Impegnati, cuori già allenati alle grandi prove del domani, sportive non solo, quasi 300 ragazzi al via.
atleti provenienti da tutta Italia, squadre giovanili di triathlon di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. In palio i titoli regionali a squadre per le categorie giovanissimi e i titoli individuali delle categorie giovani. È stato un successo totale per il CUS Parma Medel, gioie e festeggiamenti praticamente in tutte le categorie. A partire dal titolo regionale nei giovanissimi, Parma davanti alla Polisportiva Centese e al TD Rimini. Nelle categorie giovani invece la squadra porta colori della nostra città è finita dietro al TD Rimini, ma davanti a Piacenza. Assegnati, come detto, anche i titoli individuali, altri sorrisi per Parma, primo posto di Carlotta Del Bono, argento di Alice Silva, bronzi di Samuele Piazza, Giacomo De Carli e Anna Pelizzoni. Una manifestazione dal grande valore tecnico, visto che tante società importanti hanno messo in mostra i loro talenti più cristallini dagli 8 anni fino ai 20. Partecipazione, emozione, silenzio, cordoglio sono le parole cardine del racconto della maratona di Londra, corsa il 21 aprile a pochi giorni dal dramma di un'altra celebre maratona, quella di Boston, con un bilancio di 3 morti e 140 feriti dopo l'esplosione di una bomba artigianale. Nella capitale inglese, dunque, con la commozione sulle spalle, anche per i tanti podisti parmigiani che sono volati oltre Manica per un appuntamento che è praticamente imperdibile. Il veterano Paolo Bucci racconta così la tensione e i controlli precedenti la gara, ma anche i 30 secondi di silenzio assoluto di 40.000 partecipanti al via per ricordare le vittime di Boston. Il migliore dei parmigiani, quanto a crono, è stato Maurizio Dall'Ovo, che ha chiuso in 2 ore 45 minuti e 23 secondi. Spettacolare, gente incredibile dappertutto, è stata un'emozione dal primo al 42esimo chilometro, veramente da fare chi non l'ha mai fatta, assolutamente. Come hai preparato questa maratona di Londra? Pensavi di fare un tempo simile? No, beh, a parte che non è un gran tempo, perché comunque insomma è un buon tempo d'amatore. No, pensavo di no, perché l'ho preparato in 4 settimane, anche perché venivo da 35 giorni di stop. L'ho preparato senza velleità, però al pronti via mi è passato tutti i mali e sono andato ed è andata bene, via. La gara è stata bella, io ci ho messo un po' di più di quello che volevo fare, comunque va bene così, dai. No, il pubblico è molto bello, Londra, abbiamo posto anche il sole, quindi molto fortunati, dai. La gara è stupenda, Londra è stupenda, la maratona è la festa della città. La mia performance è discutibile, ma io mi sono divertita molto, moltissimo, non immaginavo un tifo del genere e mi ha un po' compromesso la partenza, perché l'adrenalina mi ha fatto un po' sbagliare un sacco di cose, però mi sono divertita. Maratona di Londra, devo dire, è una gran bella maratona, come dicono poi tutti delle loro maratone, però 37.000 partecipanti, tifo dal primo chilometro fino all'ultimo, e in crescendo, dopo il 20° chilometro è una cosa emozionante, la pelle d'oca. Sono arrivato 7.000°, perciò 30.000 ce l'avevo dietro, però tanti sono in maschera, ho visto dromedari, rinoceronti. Va bene, dopo lo Zoo Safari qui a Torrile, però. Qui a Torrile c'è calduccio, però mi sono comportato bene, ho superato anche un cameraman che si è dopato, ma non ce l'ha fatta. Per Dall'Ovo il ricordo del pubblico caloroso e della grande accoglienza di Londra. Podista del Minerva Forest, è soddisfatto del tempo, ha preparato la maratona in appena 4 settimane, dopo uno stop di oltre un mese per problemi muscolari, e per questo è stupito di aver corso su questi ritmi. Voleva correre in 3 ore, è stato sotto la quota a 7 minuti del suo personale.
Tra i parmigiani si sono comportati bene anche Simone Spaggiari, 3 ore 58 minuti e 17 secondi il suo tempo, Paolo Baldini 3 ore 2 minuti e 7 secondi, Michele Salvarani 3 ore 16 minuti e 35 secondi e ancora Matteo Bucci, Luca Bozzini, Michele Fulcini e Morena Coruzzi. Terzo ultimato del 10.000 maschile, l'appuntamento più atteso, dove tra l'altro troveremo gli azzurri Uccellari e Buttazzo e Fabio Mascheroni opposti ai neo-italiani Lacquai e Slimani. Sicuramente una gara da non perdere, una pressione finale da 29 minuti. Non scappate, non cambiate canale, state con noi. Mila metri, da sempre distanza molto particolare tra strada e pista, ma anche difficile da interpretare. A Rubiera, nel Reggiano, si sono corsi quelli validi come campionati regionali individuali, assoluti e master, mentre le serie disputate per gli uomini, con i migliori tempi arrivati ovviamente nella batteria finale. Predominio di due atleti portacolori del Parmense, Kadur Slimani e Tofik Elbarumi dell'Atletica Casone Noceto. Tempi rispettivamente di 29 minuti e 47 secondi e 20 centesimi e 29 minuti 47 secondi e 85 centesimi, una differenza davvero minima per una gara tiratissima. Vai volata, signori! Una volata che potrebbe portare entrambi sotto i 30. Arrivano Slimani e Kadur. Attenzione, si sapeva della forza di quest'ultimo. L'applauso va comunque ad entrambi. Slimani e Kadur, 47, 22. Gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady. Beh, oggi in gara abbiamo Lorenzo e Samuele Dini, che sono i nostri mezzofondisti prolungati più promettenti in questo momento, e oggi stanno gareggiando sui 10.000 per poter raggiungere il tempo standard per poter essere iscritti in questa distanza ai campionati europei di Rieti, che saranno quest'estate, e dal 18 al 21 luglio per la categoria juniores, quindi 18 e 19 anni. E la scelta di Rubiera è stata fatta di comune accordo con la direzione tecnica, perché in Toscana non c'è una gara così performante come invece l'abbiamo qua noi, e invece qui c'è un cast di partecipanti di ottimo livello che può permettere loro di correre in un tempo soddisfacente. Tra le donne, successo per Afida Isem della Reggio Events, terza dal Parmense la portacolori del Cus Parma Veronica Paterlini. Sono allenato per questa gara. Prima gara volevo andare, prendo il ritmo del giri. Pensato così, fino all'ultimo giro posso vincere, perché quasi un mese, due mesi che alleno per la pista. Normale, il Barocchi Barumi non è atleta della pista, è atleta più forte per la strada. Lo sapevo che batto dell'ultimo giro. Grazie agli organizzatori, grazie a tutti, anche grazie per il campione Stefano Baldini con noi.
sono la prima volta che gareggio da questa zona, speriamo anche per prossime gare. Grazie a tutti, ci vediamo prossime gare. Da Livorno per arrivare a conquistare un posto per gli europei, grande soddisfazione? Sì, grandissima soddisfazione. Ci siamo riusciti anche con un discreto tempo, abbastanza inaspettato, noi ci siamo messo tutto, cercherò di lavorare per migliorare ancora di più. Questo è il tuo primo 10.000 su pista di quest'anno? Sì, ma il primo in assoluto, era l'esordio del 10.000 questa, sì. E vabbè, le emozioni già espresse tutte, stava una gara molto bella, molto soddisfacente. Una gara sudata e faticosa, però ci I don't wanna feel like this no more. We're just lying to ourselves once more. We've got to move on, we've got to go. We can do this no more.